I tumori rari, proprio perché appunto sono poco frequenti, qualche volta sono o non riconosciuti o maltrattati, nel senso non del maltrattamento per scarsa competenza, ma perché proprio vengono confusi con altre patologie. In questo caso è indispensabile avere un gruppo di studio di questi tumori, che sia il patologo, il radiologo, il chirurgo, l'oncologo, cioè tutti insieme possono gestire al meglio questi tumori. Singolarmente, probabilmente nessuna di queste figure è in grado di gestire questi pazienti nel miglior modo possibile. Per molti anni l'unico trattamento possibile è stata la chirurgia. Recentemente sono stati introdotti alcuni farmaci come gli analoghi della somatostatina e più recentemente alcuni farmaci molecolari capaci di bloccare alcuni punti che implicati nella crescita e proliferazione di queste cellule tumorali neuroendocrine. L'everolimus è il farmaco più recente approvato e probabilmente può cambiare per molti pazienti l'approccio terapeutico. Sono tumori rari, ma sono tumori anche generalmente a lenta crescita, quindi avere a disposizione più farmaci permette di avere più linee di trattamento e garantire quindi anche a pazienti avanzati lunghe sopravvivenze. Sono molto diversi dagli altri tumori. Quando noi parliamo di tumori viene sempre in mente che il paziente viva poco. In realtà con questi tumori si può vivere a lungo e la disponibilità di questi farmaci garantisce questi risultati non solo in termini appunto di lunghezza di vita, ma anche di qualità della vita. Il paziente vive a lungo ma bene. La chirurgia rappresenta una strategia terapeutica curativa per il paziente affetto da NET? Se possibile, certamente sì, dipende naturalmente dallo stadio di malattia. Certamente, voglio dire, è l'unica tra le opzioni terapeutiche che può azzerare la malattia quando possibile. E quali sono le metodiche chirurgiche attualmente eseguite? Il fatto di trovarsi di fronte a lesioni che abbiano un così ampio spettro, dal benigno al carcinoma, naturalmente impone anche una modulazione della terapia chirurgica che guardi, voglio dire, a una resezione che sia adeguata alla situazione in cui ci troviamo di fronte. E quindi, voglio dire, può andare dalla semplice nodulectomia, quindi l'asportazione del tumore, fino a chirurgie estese anche a organi limitrofi che possono essere coinvolti dalla malattia o alla malattia quando metastatica il fegato, se possibile, voglio dire, la resezione del tumore primitivo e delle eventuali metastasi. E quindi la classificazione dei NET incide sul tipo di trattamento chirurgico che si può fare? Assolutamente sì, non solo, anche l'origine del tumore può avere un'aggressività diversa e quindi a seconda delle diverse sedi la chirurgia può essere più o meno estesa o più o meno demolitiva. Laddove possibile, certamente si cerca la preservazione dell'organo e quindi naturalmente anche un risultato che sia funzionale in un outcome a lungo termine. Qual è il contributo dell'anatomopatologo nel percorso terapeutico dei NET? Tutto parte dall'anatomopatologo, perché fa la diagnosi e fornisce informazioni che sono utili poi al clinico. La diagnosi serve a dare un nome alla malattia. Poi altre informazioni che diamo è quanto aggressivo è il tumore e lo facciamo attraverso dell'immunistochimico, utilizzando degli anticorpi per vedere quante cellule stanno proliferando, stanno facendo figli in quel momento. E questo indica l'aggressività del tumore. E l'altra è di capire quanto è esteso nell'organismo della persona che è affetta da questo tumore questa malattia. Sono i tre ingredienti base sui quali poi l'oncologo e il chirurgo si basano per scegliere la via terapeutica. E quindi una diagnosi precoce influenza positivamente il percorso terapeutico? La diagnosi precoce influenzerebbe sicuramente il percorso terapeutico, ma molto spesso è difficile. La maggior parte di questi tumori non sono funzionanti, ovvero non producono ormoni, non danno sintomi, questo è il problema grande. Ci si spera di arrivare con le ricerche che sono in corso, sono le ricerche molecolari, e noi siamo coinvolti nel Consorzio Genoma del Cancro Internazionale, proprio come rappresentanti dell'Italia, per cercare nuove molecole in questi tumori.